Buongiorno, anzi, buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti, tre volte benvenuti, carissimi spettatori, e con carissimi intendo tutti e due, a questa nuova puntata, anzi, questa prima puntata di Hollow Knight, ma non nuova puntata delle mie live. Io sono Pier, questo è il mio canale, e voi non avete idea di quanto sono andato vicino a non fare la live stasera. Perché ne è successo di tutto. Prima il PC si è piantato, poi stava per scaricarsi il controller, quindi veramente siamo qui per miracolo. Ciao Luca, benvenuto, benvenuto, sapevo di poter contare su di te. Spero che questo gioco ti piaccia. Spero che questo gioco ti piaccia. Saluto anche Marta che ha messo il like. Spero che anche tu farai parte della combriccola stasera. E cominciamo a parlare di questo simpatico gioco che voi potete vedere già nella schermata. Hollow Knight. Che cos'è Hollow Knight? È un gioco che ha i suoi annetti. Credo che sia uscito nel 2017 per PC e poi nel 2018 per tutte le altre piattaforme. È un gioco che io amo alla follia. Amo alla follia. E come spesso succede quando mi innamoro di qualcosa, vado a cercarmi anche i dettagli più persi e poi inizio a raccontarli a chiunque, col rischio di ammorbare a amici e fidanzata. Ma questa volta faremo di meglio. Ammorberemo tutti voi con questa lore true. Che cosa sarà? Sarà una gameplay che non è blind, appunto l'ho giocato un sacco di volte, e noi giocheremo il gioco, e via via io vi racconterò il gioco, vi parlerò meglio della trama, vi spiegherò che cosa stiamo vedendo, vi farò notare tutti i dettaglini che un giocatore alla prima run o magari anche alla seconda run non nota. Vi parlerò anche dei segreti della colonna sonora, dei segreti nascosti nei file del gioco che non sono mai arrivati alla versione finale. C'è davvero tanto da dire, c'è davvero tanto da dire. Ed è anche un gioco molto, molto longevo. Una persona può veramente giocarci molto a lungo e c'è sempre qualcosa di nuovo da fare o da vedere. Continuiamo a parlare un attimo a livello introduttivo di questo gioco, mentre voi ascoltate la soave colonna sonora che io ho imparato a suonare un pochino al pianoforte, che sarà anche già così, questa colonna sonora è foriera di grandi segreti. Hollow Knight è un Metroidvania, vale a dire che è un gioco platform in cui si combatte con i nemici, si salta sulle cose, si evita di cadere, si aggirano ostacoli, però con una particolarità: la mappa è tecnicamente tutta accessibile, ma per poter progredire nelle aree nuove dovremo a poco sbloccare dei potenziamenti che ci permetteranno di avanzare in aree dove inizialmente non saremo in grado di camminare, perché non abbiamo la lanterna che ci permette di illuminare il tunnel buio, oppure perché non abbiamo il salto pazzo che ci permette di salire fin laggiù, e così via. E quindi diventerà un gioco veramente serpentino. La mappa è molto intricata e se tu la guardi nella sua interezza sembra veramente un formicaio, il che non è casuale in realtà, ovviamente. Di cosa parla questo gioco? Fondamentalmente, se vogliamo descrivere questo gioco, lo possiamo chiamare una fusione tra Dark Souls e A Bug's Life, che è l'accostamento più improbabile che uno possa fare, però è vero. La premessa fondamentale del gioco è: noi interpretiamo questo cavaliere solitario che vagabonda per il mondo e arriva... Grazie Luca per il follow, grazie. E arriva alle porte di questo grande regno
Nido Sacro, Hallownest in originale, perché il gioco è stato sviluppato da un team australiano, un team di due persone, una e due, che hanno fatto questo gioco, più il compositore, più altra gente che ha fatto alcuni character design, la colonna sonora, dettagli di programmazione, ma comunque l'idea è di due persone, e hanno inventato Hollow Knight. Due mostri, esatto. Due persone che hanno fatto un Kickstarter che è andato così bene che gli sono avanzate, che hanno messo un sacco di cose non previste, e gli sono avanzate comunque così tante idee che a un certo punto hanno detto, invece di fare l'ennesimo DLC, faremo direttamente il sequel, che sarà Hollow Knight Silksong, di cui vi parlerò poi al momento giusto, ma che per adesso non è ancora uscito. Comunque, nel frattempo, continuo la mia introduzione. Appunto, noi entriamo in questo regno di Nido Sacro, che è stato abbandonato in seguito a una grande catastrofe, proprio come Dark Souls, come se noi arrivassimo alle porte di Lordran. E di là in avanti noi partiamo come dei comunissimi esploratori che vogliono vedere se per caso è avanzata qualche ricchezza in questo regno ormai frequentato soltanto da ladri, saccheggiatori di tombe e avventurieri. Però poi scopriremo che letteralmente sarà solo la punta dell'iceberg. Senza por tempo in mezzo, volevo farvi notare ancora un'ultima cosa. Volevo farvi far caso a due cose già nella title screen. Anzi, tre cose. La prima è questa musica che noi stiamo ascoltando da un bel po', che sentiremo più volte nel corso del gioco. È troppo presto ovviamente per dirvi qual è il suo significato, ma già adesso stiamo ascoltando una canzone che più avanti ci parlerà e ci racconterà dei segretini, perché questo gioco, proprio come Dark Souls, è molto tirchio nel raccontarti la trama e la lore. Dovremo dedurla, cioè mettendo insieme tutte le informazioni su cui riusciamo a mettere le mani, dettagli del level design, nell'aspetto dei personaggi, frasi criptiche che ci verranno sussurrate, e soprattutto anche la colonna sonora, che ci permetterà di fare dei collegamenti non indifferenti. La seconda cosa che volevo far notare è la cupezza. Noi vediamo questo blu scuro con questi particellari soffusi. Questo sarà un gioco molto cupo a livello di colori, a livello di storia. Non fatemi ingannare dall'aspetto caruccio dei personaggi, perché è un gioco che può veramente tirare dei pugni allo stomaco. Terza cosa, la scritta Hollow Knight sormontata da questa decorazione che raffigura un insettino con le alette e questi fregi intorno, perché l'architettura di Hollow Knight è tutta così, questi disegni che richiamano molto lo stile Liberty. Il gioco è tutto disegnato a mano, è in 2D ed è tutto disegnato a mano, ed è una gioia per gli occhi, uno dei motivi per cui ci tenevo tanto a farvelo vedere, perché è veramente una gioia per gli occhi, per le orecchie, per la mente, per i pollici, perché è anche un gameplay molto divertente. Comunque, io ho parlato abbastanza, quindi cominciamo la partita. Inizia partita. Come vedete, io ho già giocato molte volte, anche la mia ragazza, la qui presente moderatrice Alessia, ci ha giocato diffusamente, ma noi faremo una nuova partita in modalità classica. Nelle lontane lande il tuo nome è con riverenza e rimpianto pronunciato, poiché nessuno poté domare le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati, siamo cambiati, redenti i nostri istinti. Hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno si erano dipinti. Estratto dall'elegia di Nido Sacro di Monomon l'Erudita, che abbiamo ascoltato
Ah, guardate qui. Così il gioco ci ha lanciato delle bombe. C'è stato un piccolo lag, spero che sia andato tutto bene. Guardate l'arte, che bella, guardate, è tutto bellissimo. Guardate i lampioni con questo stile Liberty. E questo simpatico esserino, disegnato in modo così caruccio, è il nostro protagonista. Come sta andando la live? State vedendo tutto bene? Funziona tutto? Il gioco inizia così, in media res, con il nostro personaggio che, vagando in mezzo a dei luoghi, è un leggero lag. Purtroppo questo è un limite tecnico del mio PC, perché il gioco è molto pesante, proprio perché è pieno di queste animazioni, effetti particellari ovunque. Spero che non si ripresentino come troppo di frequente. In caso vedrò come sistemare la questione. Comunque, già così il gioco ci ha tirato una granella di bombe a mano di trama, che io adesso non vi metterò a farvi analizzare, perché è quel genere di cose che un giocatore all'inizio non può esaminare. Però abbiamo visto un'elegia, un componimento scritto per Nido Sacro, che sembrava riferirsi a un sovrano molto ammirato, un fondatore del regno. E poi abbiamo visto questo piccolo esserino che, in una notte buia e tempestosa, potremmo dire, ha vagato in mezzo a questi altissimi e scoscesi dirupi, diritto verso una specie di città che brillava nella notte. E abbiamo ascoltato dei pezzettini di colonna sonora che ci racconteranno davvero tanto. Ci racconteranno davvero tanto. Quanto è cute con le sue cornine. Lui è molto carino. Guardalo che guarda in alto, in basso. Le animazioni sono bellissime. Guarda come va, come cammina con le sue gambettine. Il nostro protagonista, con un equipaggiamento molto semplice: un mantellino grigio, una culea a tracolla, che sembrava anche abbastanza crepato dalla cutscene iniziale, una testolina fatta con questo carapace bianco con le cornine. Perché sì, in caso mi fossi dimenticato di dirvelo, i protagonisti di questo videogioco sono tutti insetti. Nido Sacro è un regno sotterraneo di insetti, un formicaio, come vi dicevo, e noi combatteremo contro ogni genere di insettino. Guardate queste decorazioni fatte con le zampette di ragno. E guardate le gigantesche uova sullo sfondo, che sono state trasformate in casette. Ed ecco il primo segreto. Geo. Qualunque cosa siano, ne abbiamo ottenute una manciata. Sembrano le monete in circolazione in questo regno. Come vedete, già il Metroidvania, le cornine muschiate. va che belle cornine muschiate che ha. 4 in qua, 4 in là, che andavano tutte in fuori. Ma che cazzo di animale hai visto? Come fa un insetto ad avere le cornine muschiate? Avrei visto un pettine, avrei visto. Comunque, già assistiamo al Metroidvania. Se avessimo modo di rimbalzare, di aggrapparci, potremmo provare a risalire questo condotto.
Ma in questo momento possiamo soltanto saltare e dare i colpetti con la nostra spada. E quindi dovremo tornare in un secondo momento ad ammirare questa via. Guardate quanto sono belli i colori. Tutto disegnato a mano. Diamo una potatina. Ecco il nostro primo nemico. Guarda, è un insettino che... Guarda come cammina tranquillo. Addio, stronzo. Hop. Uccidendoli, droppano Geo, queste monetine che adesso ne abbiamo 19, e questa specie di sostanza bianca che stiamo accumulando nel nostro contatore. Chissà che cosa significa. E inoltre possiamo vedere che rilasciano una specie di nube tossica arancione quando muoiono, che sia il loro sangue. Anche qui decorazioni a forma di... Ocio! Potevi uccidermi! Esatto, passione di giardinaggio. Lo strano simbolo brilla accendendosi al nostro passaggio. Non sono disegni a caso, sono iscrizioni, possiamo leggerle. Esseri superiori. E chi parla? Queste parole sono rivolte a voi soli. Beh, si sta rivolgendo a noi, quindi chiunque sia ci considera un essere superiore. La vostra grande forza vi contraddistingue. Concentrate le vostre anime e compirete gesta che altri sognano soltanto. Rigenerare le anime colpendo i nemici. Quando avrai raccolto abbastanza anime, tieni il premuto B per concentrare le anime e curarti. Vi faccio vedere. Ho preso una botta. Mi sono vendicato, come giusto che sia. E poi, consumando questa sostanza bianca che... Chi ha fatto questa iscrizione chiama anime, souls in inglese. Questa sostanza bianca che uccide i nemici ci dona. Rognose queste creature volanti. Curiamoci ancora. Oh! Ah, volevi fregarmi. Il gioco ci ha spiegato qualcosa di nuovo. Queste punte possono colpire anche i nemici. Fanno anche male. Cos'era quella cosa a sinistra? Una strana... Adios, piccola zanzara malefica. Purtroppo sarà solo la più placida delle zanzare che incontreremo. Strane erbe a forma di... farfalle che sbattono persino le ali. Un bozzolo luminoso. Qui dentro c'è qualcosa che si agita. Beh, perché perdere tempo? Sono degli strani semini che cercano di fuggire al nostro passaggio. Ci donano vita in più. Qualunque cosa fosse quella roba, fornisce energia vitale. Odio gli insetti, tutto ciò che stiamo facendo è molto soddisfacente. Gli insetti non piacciono a nessuno, però, se ci hai fatto caso, ci sta giocando Alessia, che sugli insetti è anche più prevenuta di te. Ma quando le ho fatto vedere la prima schermata, si è innamorata subito dei disegni. E con ragione, naturalmente. Oh! Una strana statua a forma di insetto. E qui c'è un'altra a forma di pene. Affascinante.
Siamo caduti. Dobbiamo procedere ancora. Altri geo. Non fanno mai male. E qui assistiamo a una delle... una delle meccaniche più famose e amate di Hollow Knight. Il pogo. Cioè, fare questo. Saltare e colpire il basso. E facendo così, in teoria, noi dovremmo riuscire a rimbalzare sulle punte e andare avanti. Non è affatto facile. Ci sono riuscito fondamentalmente per fortuna. Un'altra... Prova a saltare. Non ci arrivo, è troppo lontano. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Nelle nostre terre non nascondete la vostra vera forma. Che tutti possano godere della vostra magnificenza, perché solo questo reame può generare degli esseri come voi. Quindi tu dici che noi siamo... proveniamo da questo luogo? Ma... ci stiamo arrivando per la prima volta. Qui. Lo scrigno costituisce un ambito premio. Hai raccolto un amuleto, Furia del Caduto. Equipaggia un amuleto per attivare i suoi potenti benefici. Per equipaggiare un amuleto, apri il menu amuleti mentre ti riposi su una panchina. Gli amuleti sono... degli oggetti molto interessanti che ci permetteranno di ottenere diverse abilità che molto spesso ci serviranno alla vita. Raccogliere e trovare amuleti, usare quelli giusti nelle varie situazioni è una cosa che dovremo imparare a fare con forza, con intelligenza. È una delle componenti chiave del gioco. Non ho ancora fatto vedere il menu. Come vedete ci sono degli oggetti che conosciamo. Il nostro vecchio culeo, un'arma tipica di Nido Sacro. Ah, ma allora veniamo davvero da questo luogo? Ci stiamo tornando? Dopo una lunga assenza, magari? Un'arma tipica di Nido Sacro. La lama è sbussata dal tempo e dall'usura. Ve l'avevo detto che sembrava crepato. Concentrazione, uno dei nostri poteri, come vi ho detto, Metroidvania, e raccoglieremo numerosi poteri nel corso del nostro viaggio. Il più basico è quello di guarire usando le anime. E poi ci sono i nostri amuleti. Come vedete ce ne sono un bel po'. E vanno a occupare questi incavi. Per ora ce ne sono tre. Un amuleto può ottenere e occupare diversi incavi. E naturalmente dovremo anche riuscire a trovare nuovi incavi per nuovi amuleti. Furia del Caduto, costo 2. Incarna la furia e l'eroismo di chi sta per morire. La forza di chi lo indossa aumenta quando è vicino alla morte. È un amuleto che ci darà... ci farà fare più danno quando saremo in fin di vita. Una situazione in cui spero di non trovarmi. Come vedete, noi abbiamo 5 vite, per usare un termine molto classico, più 2 blu addizionali che abbiamo ottenuto picchiando quelle specie di semini che correvano. Oh, ecco dove siamo tornati. Molte zone opzionali di questo gioco sono fatte ad anello, con una piccola deviazione che poi ti riporta al punto di partenza o giù di lì. Perfetto per me che muoio ogni 3 minuti e invece non ce l'ho. Già ti immagino in versione God con l'inventario full amuleti. La versione God. Qui dove siamo caduti prima, perché il terreno ha avuto la delicatezza di non sopportare i nostri delicati piedini anime. Stavolta invece andiamo in su. Certo, figa, finché mettete le assicelle di legno e sopra uno straterello di rocce, chiaro che poi uno cammina e si sfonda tutto. Che cazzo l'ha fatta la viabilità in questo posto di merda? L'elegia di Nido Sacro, ah, potente re, tu ci hai donato un regno così bello. E poi la strada sono queste, ma dico io, porco Giuda. Una terza scritta.
esseri superiori. Queste parole sono rivolte a voi soli. Oltre questo punto entrerete nella terra del re creatore, colui che è stato elogiato appunto in quella poesiola. Oltrepassate questa soglia e rispettate le nostre leggi, che frase leghist. Siate testimoni dell'ultima e unica civiltà, il reame eterno, nido sacro. Una frase molto alla Ozymandias, no? Conoscete il mito? Ozymandias, cioè il mito, la poesia, per cui c'è questo piedistallo di una statua che dice: io sono Ozymandias, ammirate le mie opere e disperate. Il problema però è che quel piedistallo è l'unica cosa che si è salvata, la statua non esiste più. Quindi una frase che testimonia: ah, il mio regno durerà per sempre, sarà bellissimo. Tu ti guardi intorno e pensi: quale regno? Io vedo solo un cumulo di rovine. Guardate che carina questa porta, con la luce che filtra da dentro. Questo insegna che c'è sulla porta. Questo insetto con 6 ali, 3 per lato, e delle cornine in cima. Sarà l'emblema del regno? Oh, è venuto lì un pezzo. Minchia, piccolo. Piccolissimo, però spadate, hai battuto una porta di roccia. Complimenti. Non abbiamo altra scelta che lanciarci giù. Non ci sono i danni da caduta. Rovine, come da me previsto. Mirate le mie opere disperate, mortali. Guardate qua. Quanto è bello. È veramente un'immagine bellissima. Questo lampione così, con questa arte Liberty che ricorda il carapace di un crostaceo, e i lampioncini che creano questa luce diffusa bellissima con le farine intorno. Io penso che magari sia proprio questo il modo in cui è venuta l'idea. Hanno disegnato questo lampione, hanno detto: sembra un lampione costruito da una civiltà di insetti, e da lì magari gli è venuta tutta l'idea. Sì ragazzi, il gioco sarà tutto così, con me che vi indico veramente proprio i sassolini e dico: guardate questi sassolini che belli, come sono pregni di loro. Andiamo avanti. Pulveria, la città fantasma. Siamo arrivati? Che posto è questo? Akala, entuno. Saluto a te, viaggiatore. Temo di essere rimasto il solo ad accoglierti. La nostra città è diventata molto silenziosa, come puoi ben vedere. Sembrava che ci fossero tutti i lampioni illuminati, una città enorme. Tutti i residenti sono svaniti. Uno per uno sono scesi nel pozzo che porta alle caverne sottostanti. Un tempo esisteva un grande reame sotto la nostra città. Ormai è da tanto che è caduto in rovina, ma continua a attirare gli avventurieri. Ricchezza, gloria, conoscenza. Quelle tenebre sembrano promettere di tutto. Di sicuro anche tu insegui i tuoi sogni laggiù. Sì, un amico. Ciao amico! Guarda come fa con la bocca. Fai molta attenzione, l'aria laggiù è malsana. Le creature impazziscono, i viandanti vengono privati dei loro ricordi. Forse i sogni non sono poi queste gran cose, soprattutto. Sì, lui è il Crestfallen di... Sei contento che ti piace, Luca? È il Crestfallen di Dark Souls, però in forma di insetto. Infatti si chiama anche Gerontias, che ti fa venire in mente un anziano, no? Geronto. E infatti in inglese si chiama Elderbug, che significa proprio insetto anziano. Questo vecchietto ingobbito è la nostra principale fonte di informazione per adesso. Ci dice quello di cui avevo parlato nell'introduzione, che esisteva un grande reame in sacro che è caduto completamente in rovina a causa di una misteriosa pestilenza
che rende folli. E però continua ad arrivare visitatori, saccheggiatori e avventurieri. Udula. No. Molti sono venuti fin qui sperando che il reame potesse soddisfare i loro desideri. Il suo nome un tempo era Nido Sacro. Si diceva fosse il più grande reame mai esistito, pieno di tesori e segreti. Gli ha fatto quelle scritte luminose nella roccia e diceva che era l'unico reame mai esistito, addirittura. Ora non è altro che una tomba venifica infestata da mostri e preda della follia. Immagino che alla fine tutto svanisca. Vorrei farvi notare una cosa. In tutto questo noi non abbiamo ancora detto una parola. Il prompt ci dice ascolta. Noi ci mettiamo così e lui vede che abbiamo, vogliamo sapere e ci parla, ma noi non abbiamo ancora detto una parola. E non è che il nostro personaggio non è doppiato, perché lui è doppiato, fa... Non c'è neanche la possibilità di fare delle scelte tra dialoghi, no. Siamo completamente muti. Per scelta magari? Perché siamo stati feriti? Ah, è stanco e affaticato? Anche se quella panchina è di ferro, posso assicurarti che è molto confortevole. Esiste posto migliore per accogliere i propri pensieri prima di ripartire. E poi mi fa piacere un po' di compagnia, anche se tu non hai l'aria di essere un chiacchierone. Vedete? Ce l'ha detto. Ha notato che noi non parliamo. Akala. Il dialogo è finito. Sedendoci alla panchina, che tra l'altro anch'essa è molto carina, la panchina fa da checkpoint, ci genera la salute, ma non le anime, salvataggio, e ci possiamo equipaggiare gli amuleti. Visto che ne abbiamo solo uno, perché no? Non si sa mai quanto potrebbe essere utile. C'è ancora spazio per un amuleto, sempre che si sia un amuleto che occupa un, che costa un incavo solo. Perché odiamo la gente. Non puoi non parlare a un esserino così topoloso, ma contorno con male. Chissà, fino ad ora non abbiamo mostrato nulla di noi stessi. Non sappiamo perché siamo arrivati fin qui, non sappiamo se ci siamo davvero stati o no. Intanto lui ci guarda mentre andiamo avanti e indietro, meditando. Non sappiamo nulla di noi stessi e neanche di questo luogo. Guardate le porte sbarrate da assi di legno. Tutto chiuso, abbandonato. Non ha scritto. Per tutte le vostre esigenze di cartografia, prossima apertura, Iselda e Corrifer. L'ultima cosa che mi sarei aspettato è un negozio che viene ad aprire proprio qui. Non ci ha detto una parola lui. Forse non lo sa o magari non crede che qualcuno potrebbe veramente essere così pazzo da venire a vivere qui. Questo deve essere il pozzo di cui dicevano, che porta alle caverne sottostanti. Quindi questo era veramente l'ingresso al reame? D'altra parte in inglese Pulveria si chiama Dirt Mouth, bocca di polvere. Senza dubbio per far capire che è un luogo abbandonato e polveroso. Infatti Pulveria è un termine perfetto. Ma magari anche perché è l'imboccatura del reame. E prima di avanzare voglio farvi ascoltare ancora un po' la colonna sonora. Che ricorda un po' il tema delle leggi di Nido Sacro, la poesia che abbiamo visto all'inizio. Deve essere magari il tema generale per questo regno. Da qui? Sembra un cimitero con lapidi, monumenti e una porta di pietra con una serratura semplice. Non possiamo sfondarla. Abbiamo sfondato una parete di roccia alta 500 metri e pesante 900 tonnellate. Però... sta cazzo di porticina con la serratura semplice? No. Va bene. Lo accetto. Bello il fatto che sembrino proprio case di inglesetti. Sì, sì.
Sono case di insetti fabbricate da insetti, acculturati, intelligenti, con la corrente elettrica, a quanto pare. Abbiamo parlato abbastanza. Nel ventre della balena. Sentieri dimenticati. Forgotten Crossroads. Questa è la nostra prima area. È in pieno stile Metroidvania, è un crocevia che porta un po' dappertutto, se hai le capacità per andare avanti. Già vediamo questi simpatici cartelli che dicono che in su si sale. Destra o sinistra? Destra o sinistra? Guardate quell'essere. Sembra veramente uno dei poveri disperati resi folli di cui parlava Gerontias. Guardate i suoi occhi, brillano in maniera strana. E vaga proprio come uno zombie. Quando cade devi fare Wii, altrimenti non funziona. Lo farò. Proprio come uno zombie ci attacca a vista. Quegli occhi che brillavano di una strana luce arancione, che è uguale a quella che esce dai loro corpi quando muoiono. Forza, ditemi in chat, destra o sinistra? Dove andiamo? Sinistra. Sinistra. Eh sì! Guardate questo carretto ricavato da un guscio di lumaca. Che carino. Altri insettini. Questi sembrano completamente passivi, a differenza di quello zombie che ci ha attaccato. Fanno comunque male. Luca, l'ho visto dopo il commento, mi spiace. Qui ci sono delle strane larve che volano. Guarda questi insetti, cioè altro che luce elettrica, qui vedo un montacarichi molto elaborato. Questo regno è veramente un regno molto elaborato, con una grande civiltà, tecnologia e anche arte. Vi ricordo che la prima cosa che abbiamo visto era una poesia. Qui? Lampione carino. L'uomo che piange in mezzo a groviglio di tane tutte vuote. Piange perché è l'ultimo della sua specie. È uno sopraffatto dalla disperazione. Non possiamo neanche parlarne. Non piangere, amico! C'è ancora tanto per cui vivere! La carbonara! La parmigiana! Niente, non ci dà retto. L'amuleto del DDT. Stai ancora laggando! Mi spiace che... sono respawnati tutti, cazzo. Dobbiamo sistemare questa cosa del lag, perché... e può essere veramente fastidioso. Sono caduto. Io non ho notato lag. Ma meglio così. Io un pochino li ho notati. Magari è qualcosa di... secondo. Un altro carretto. Guarda quanta roba. Aia! Cornuto. E da qui? Tesoro ogni tanto, poca roba, Che cartello elaborato. Stiamo per entrare nella riserva naturale orientata di Nido Sacro? La via del pellegrino, viaggiatore di Nido Sacro. Attraversate le lande verdeggianti e i boschi di funghi fino alla città, nel cuore di questo reame. Laggiù tutti i desideri verranno esauditi. Tutte le verità rivelate.
specie di percorso che porta fino a... al cuore del reame. Potrebbe essere la nostra strada. Dopotutto, sappiamo perché siamo qui, ma tanto vale esplorare il gioco. Salve. Oddio. Come facciamo? Possiamo colpirlo da vicino e da lontano. Cioè, possiamo colpirlo da lontano e da vicino e si chiude il riccio. Strut! Otto! Togliti! Noi! Coglione! Pezzo! Di merda! Fiduso! Sembra proprio che dovremo tornare. Sparacaccoli se nasconde tutto, è un pigliacco come tutti gli scoccolatori. A me Geo, preziosi Geo. Se non altro, siamo venuti qui per saccheggiare le ricchezze, allora saccheggiamole. Da qui? Dove siamo venuti? No, è un altro posto. Regno molto grande. Ma prima vediamo cosa c'è in fondo a questo montacarichi. Non fare calcole scemi. Sono un po' scarso. Ma in realtà è che non sono abituato a non avere tutti i miei potenziamenti. Scusate, il mio telefono. C'erano molti ingressi, molti tunnel laterali. Vediamo ancora giù. A parte i contrappesi dei montacarichi che sono bellissimi. Ma che è? Sento cantare. Oh! Ragazzi, questo è l'unico, un raro caso cui troverete simpatica una zanzara. Perché questo è uno dei miei personaggi preferiti. Guardate quanto duro il suo canticchiare. Ah, salve te. Sei venuto ad esplorare queste magnifiche vecchie rovine? Non badare a me. Anche a me piace molto esplorare. Perdersi e poi ritrovarsi è un piacere ineguagliabile. Tu e io siamo estremamente fortunati, sai? Sarebbe questo uno dei motivi per cui siamo arrivati a Nido Sacro? Per la voglia di esplorare? Ci può stare, ci può stare. Io faccio il cartografo di mestiere. Ho appena completato la cartografia di quest'area. Vuoi acquistare una copia del mio lavoro svolto finora? La mappa dell'area, certamente. Una mappa. Che cool. La mappa può essere utile, ma da sola non servirà a mostrarti dove ti trovi. Se non hai un buon senso dell'orientamento, ti consiglio di andare a comprare una bussola da mia moglie, Iselda. Appena inaugurato il nostro nuovo negozio di cartografia a Pulveria, pieno zeppo di tutti gli strumenti utili per un esploratore come te. Di tanto in tanto venderà anche alcune delle mie vecchie mappe. Certo, l'abbiamo visto. Iselda e Cortifer, negozio di cartografia a prossima apertura. Vado spesso a trovarla dopo aver disegnato la mappa di una nuova area. È sempre felicissima di vedere. Oh. Oh, a proposito, non mi sono presentato, ti chiedo scusa. Quando passi tanto tempo solo con i tuoi pensieri, rischi di dimenticarti le finezze della conversazione. Mi chiamo Cornifer. Vedete, è apparsa la scritta in basso a destra e a sinistra. E ho sempre amato esplorare il mondo. Appena uscito dall'uovo, sono partito in cerca di avventure, lasciandomi dietro i miei fratelli, le mie sorelle e la mia povera madre. Non sembra così bello, però se lo dici. Ecco perché appena ho potuto mi sono trasferito insieme a mia moglie a Pulveria, un immenso sconfinato reame da esplorare, proprio davanti a noi. Impossibile resistere, non credi?
Comunque, ti lascio ritornare al tuo viaggio. Con un po' di fortuna ci incontreremo di nuovo. Sii prudente. Che pensi della mia mappa? Ho cercato di renderla il più completa possibile, ma le mappe sono sempre in corso sopra. Completarla tu stesso, puoi acquistare tutto il necessario per la cartografia da mia moglie, a Pulveria. Abbiamo aperto un piccolo negozio per sbarcare il mare. Chocole, che rectis. Ok, è finito il dialogo. È bello che è veramente una mappa fatta a mano. È una mappa fatta a mano. Il modo in cui le mappe sono fatte è molto intelligente in questo gioco. Tu entri in un'area e non hai la mappa immediatamente dell'area. Torniamo indietro e andiamo a cercare, andiamo a salutare questa fantomatica Iselda. Non è come una mini mappa che segna la tua posizione e ti fa vedere tutto. No, è veramente una mappa comprata da un tizio. E noi... ed è solo la punta dell'iceberg, perché questa mappa noi dovremo espanderla e piazzare su di essa dei segnalini che indicheranno un po' di tutto. Ora potresti tornare su a comprare qualcosa? Proviamo. Il fanciullo dice che hanno aperto, quindi magari hanno aperto. Ci siamo persi la cerimonia di inaugurazione giusto giusto mentre eravamo giù. Vedi che sfiga. Risaliamo aggrappandoci a questa simpatica catena. Sì, è aperto! Oh! La città fantasma ha una nuova casa con le luci accese. Signorina Iselda, ma lei è una gnocca. Tu vedi quello là ingobbito con gli occhialoni spessi che ha pure ha pure messo sulla cima del negozio. Guardate che ci sono gli occhiali giganti sopra la porta. Poi entri e sua moglie... Beh, guarda come tamburella impaziente sul bancone. Non perdiamo tempo. Papa Nara. Bella espressione. Ah, sei venuta a comprare una mappa, giusto? Di solito se ne occupa mio marito, ma... Sorpresa! È sceso di sotto. Ogni tanto fa ritorno per darmi nuove mappe da vendere, ma io vorrei che passasse più tempo qui. Il commercio non mi interessa granché. Che faccina triste che ha. Ma ora vediamo cosa posso venderti. Guarda il negozio com'è carino, con tutte queste mappe infilate nei buchi dietro. E c'è un lettino sopra. Pappa nada, niente pappa. Esatto, infatti ci siamo persi il rinfresco. Sì, ma le cerimonie c'era solo uno con la faccia triste e una panchina. C'è ragione per tu. Bussola ostinata. È un amuleto. Fortemente consigliata. Se hai difficoltà a trovare la strada nella labirinti che rovini sotto di noi, prova questo amuleto. Indicherà la tua posizione sulla mappa. Estremamente utile per potersi orientare in luoghi sconosciuti. Piuma. Indispensabile per poter aggiungere alla tua mappa le nuove aree che esplori. Esatto. Cornifer non ci vende tutta la mappa. Noi... Perché, dopo tutto, sta ancora lavorando. Noi lo vediamo lì che sta scribacchiando furiosamente. Compriamo il suo lavoro svolto finora, ma... Ciao Giulio! Ciao! È bello vederti! Sono contento che sei passato. Stiamo giocando a Hollow Knight, primo episodio. Siamo appena arrivati e abbiamo appena comprato la mappa della prima area. E adesso stiamo un po' vedendo cos'altro hanno da vendere. Come stai, Giulio? Che mi racconti di bello? Puntine della panchina. Puntine da piazzare letteralmente sulla mappa. Queste puntine indicheranno sulla mappa le panchine e luoghi di riposo. Utile se sei stanco e hai bisogno di un luogo dove sederti. Puntine del bozzolo. Hai visto quei magnifici bozzoli blu? Ho creato queste puntine per poterli segnare sulla mappa. Quei bozzoli sono molto belli, ma anche molto fragili. Per favore, sta attento a non distruggerli. Ops, in realtà ne abbiamo appena distrutto uno perché... dava quelle simpatiche maschere vite extra blu. Meglio non dirglielo.
Puntina del mercante. Usa queste puntine per segnare sulla mappa la posizione dei mercanti o altri insetti interessanti che incontri durante i tuoi viaggi. Di tanto in tanto vai a fargli visita per vedere come stanno. Di sicuro ne saranno felici. Puntina della sorgente calda. Ho creato queste puntine per tenere traccia delle sorgenti calde del reame. Io non ci sono mai stata. Chissà se un giorno Cornifer mi ci porterà. Nel frattempo sono certa che saranno più utili a te. Segnalino scarabeo. Questi segnalini sono una nuova aggiunta al negozio. Puoi usarli per segnare punti interessanti sulla mappa. Questo colore infonde molta tranquillità, non vedi? Tutto bene, dai, grazie. È tosto Hollow Knight, eh? Eh sì, è tosto, ma non sono blind. Stiamo facendo una run in cui parlerò un po' del gioco intanto che andiamo avanti e parlerò un po' di chicche. Adesso ovviamente siamo all'inizio, quindi non c'è niente di particolarmente interessante da dire, però ci stiamo godendo l'ambientazione, l'estetica, che sono molto carine, e Cornifer è un personaggio davvero simpatico. Segnalino carapace. Questi segnalini sono una nuova aggiunta al negozio. Potresti usare questo colore per ricordarti di arte e battaglie. Questi segnalini sono una parte molto fondamentale di un Metroidvania. Dobbiamo usarli per ricordarci di tutti i punti che non possiamo ancora visitare perché non abbiamo i poteri giusti, come quel cazzo di insetto corazzato che c'era, o il tunnel stretto verso l'alto all'inizio del gioco. Prima di comprare qualsiasi cosa, voglio farvi vedere alcune cosine. Primo, la mappa è veramente una mappa, guardate. Il personaggio la sta leggendo e va in giro a lei col naso incollato al foglio mentre cammina. È una cosa davvero tenerissima. E siccome sta leggendo, la deve aprire fisicamente, se noi proviamo a saltare con la mappa e cerchiamo di prendere la mappa mentre stiamo saltando, non possiamo farlo perché stai saltando e non puoi certo metterti le mani in tasca e prendere un foglio. Niente di nuovo, vecchio mio? No. La giovane coppia si è da poco trasferita nei pressi della stazione. Hanno aperto un negozio di strumenti per la cartografia. Un avventuriero come te potrebbe trovarci cose interessanti. La moglie è molto alta, così ho consigliato loro di comprare una casa più grande, anche perché sono tanto tutte vuote. Ma loro preferivano quella. Il modo in cui lei si abbassa per poter entrare nella porta, però, io non potrei sopportarlo. Ti ricordo che sei cupo. Cosa vuoi? Acala, entuno. Fine dei dialoghi. Questa deve essere la stazione. Ha un'aria molto da stallo della metropolitana degli anni 20, sempre in stile Liberty. Comunque, facciamo acquisti. Papanara. Possiamo ancora comprare la bussola, ma ci serve sicuramente la piuma, che ci permetterà di espandere la mappa. Tra l'altro vorrei farvi notare che c'è il ritratto di Iselda nell'interfaccia della mappa, vedete, sopra tutte le scritte. Sorpresa sorpresa, possiamo girare dietro il bancone e fare quattro chiacchiere anche con lei. Mobadis. Tra tanti posti in cui trasferirsi abbiamo scelto proprio questa città tetra. Guarda come fa con la faccia, come aggrotta le sopracciglia. Pensavo fosse solo per un breve periodo, ma mio marito ha sviluppato una vera ossessione per quelle vecchie rovine. Ora sta tutto il tempo lì sotto. Dice che la cartografia è un vero affare, ma in realtà, a parte te, quali altri clienti abbiamo? Vedi, non l'avevi notato? Te l'ho detto che chicche su chicche. Per esempio, anche quel registratore di cassa a forma di carapace che c'è sul balcone. Bellissimo. Ci diverti nelle rovine? A volte mio marito parla di Nido Sacro come di un posto meraviglioso, ma alle volte sembra piuttosto un luogo spettrale e pericoloso. Opom Sanjo. E sono finiti i dialoghi. Papanara. Papanara. Non ho più soldi, mi spiace. Però, cazzo, te le sei fatta pagare 120 geo la piuma. Io capisco che per un insetto andare a caccia di piume sia una cosa pericolosa. Perché il rischio di essere mangiati vivi è alto. Però ora vedete,
adesso che abbiamo la piuma, quando ci sediamo una panchina, e solo quando ci sediamo una panchina, possiamo metterci a tavolino e aggiornare la mappa. E quindi, se adesso l'apriamo, vedete, non ha più l'aspetto scritto a mano della scrittura di Conifer, ma ci siamo messi a ripassare tutto per bene e anche disegnare nuove aree che al buon Conifer erano sfuggite. Prima di scendere di nuovo, voglio farvi vedere ancora una cosa. Se stiamo troppo a lungo sulla panchina, a un certo punto il personaggio si addormenta. Guarda che carino, con la testa ciondoloni sul petto. Sveglia! È ora di andare! Che ora sono? 10:30. Va bene, abbiamo fatto un'oretta di live. Possiamo andare avanti ancora un po'. Ma Stella, di piccolino. No, abbiamo da fare. Tanto fate una cosa, qui dentro la città cammina, fuori dalla città corre. Giustamente anche lui sa che dentro le città ci sono i Velox e quindi non corre. Sveglia che mo bisogna schiacciare le bestie. Guardate, vedete? La parte che abbiamo visto abbiamo potuto scriverla bene anche noi, mentre invece la parte che Conifer che non abbiamo ancora visto, dobbiamo accontentarci della bozza redatta da Conifer. Possiamo vedere un sacco di cose interessanti. In alto a sinistra c'è quel povero disperato che piangeva, poi c'è quel pozzo dei montacarichi, ci sono tutte quelle vie laterali che non abbiamo ancora visto. Facciamo un percorso ad anello, dai, torniamo e andiamo a vedere dove sono. Dove vanno a finire tutti quei tunnel laterali. Quella faccia in centro mi posta di boss. Figlio mio. Aia! Per pessimo calcolo dello spazio. Stavolta sono stato selezionato. Stavo passando di lì proprio nel momento in cui. Ma i miei preziosi geo. Qui c'è un bastardo corazzato. Qui appunto c'è una delle vie laterali che non abbiamo ancora percorso. Neanche Conifer, a giudicare dalla cospicua assenza nella mappa. Un po' difficile da raggiungere. Guardate intanto sullo sfondo che si vedono altri montacarichi, altre piattaforme, argani. Cioè, è veramente un enorme. Dobbiamo saltare così. È veramente enorme il nido sacro, altro che. Quando qui uno scorreggia, non è vedi. Aria pericolosa che ha tutto. Adios, imbecille. Oh. Oh. Palesemente non possiamo farlo adesso. Non abbiamo il potere di rimbalzare sulle pareti. Devo comprare un segnalino e segnarci tutti questi posti molto interessanti. E qui invece? Che strana statua! E brilla!
in modo simile a quelle strane scritte che erano sui dirupi fuori da Pulveria. Se la colpissi, volevo curarmi. In realtà volevo curarmi per farvi vedere qualcosa. Se la colpisco, elargisci anime. Questa strana statua è un contenitore di anime. Questa energia bianca che solo gli esseri superiori hanno avuto. Questo oggetto è molto interessante. Chissà chi l'ha piazzato lì. Non certo cartografi e pensionati tristi. Come va? Ha conosciuto tua moglie? Ciocole, che rectis? Non altro da dire. Allora lo lascio al suo lavoro, si diverta. Ciocole, che rectis? Ho capito, basta. Guarda quel bel portico con la scalinata sullo sfondo. Sarà stata una sala convegni? Un circolo? Un club letterario? Cadiamoci. Vedo dei vermoni sullo sfondo e anche davanti. Possibile distruggerli. Dobbiamo agilarli. Possiamo. O meglio, possiamo facendo così. Ti ho rimbalzato sui denti, non hai neanche notato. Lascialo in pace che poi ti distraggono la base dello stipendio. C'ha ragione. Ma lui è impiegato presso se stesso. È un piccolo imprenditore. Dove siamo giunti? Ho la vaga sensazione che questa roba sia tossica. È quell'affare. Quella enorme bolla di pus sul culo lo fa sentire. È partorito? Partorito in diretta? Si può fare? Mi bannano? Smetti di partorire! Ecco, tutti i miei geo in acqua. Affanculo. Io non ci penso proprio a cercare a tuffarmi per prenderli. Il pogo malefico di odio. Là. Ciao! Ma cosa ci fai qui? Ma chi ti ci ha messo? L'ho illuso e poi l'ho deluso. Guarda com'è triste. Invece è tutto felice. Guarda come scodinzola. No, non ha la coda. Cioè, sì, c'ha la coda, però non la scodinzola. Che carina. Aspetta che ti libero. Non so se l'avete notato, ma era identico a quel povero vermone triste che se ne stava circondato da tutte le tane vuote. Fate 2+2. È un padre a cui hanno rapito tutti i figli. Li hanno messi nei barattoli. E noi dobbiamo... Bastardo. E noi dobbiamo salvarli tutti. Sono i collezionabili di questo gioco. Infatti, se adesso andiamo dal simpaticone, saltare e nemici ammazzare. Eccolo lì, guarda, il tuo primogenito è arrivato.
Non c'era bisogno, l'ho fatto con piacere. L'ho fatto perché sapevo che vi avrebbe usato. Ogni volta che salveremo uno di questi piccolini, riceveremo delle succose ricompense. Guarda come è felice! Sì, sei tornato da papà! Scendiamo per l'ennesima volta nel pozzo. Sì, posso colpirli da sotto il pavimento. Buon lavoro, Cornifer! Allora, da qui appunto ci siamo andati. Da lì si poteva andare perché c'era il Metroidvania. Quindi andiamo. No, aspetta, c'era un tunnel laterale a sinistra. Cioè a destra. Un pezzo degli ascensori. Andiamo a vedere lì. Forse ora odio un pochino di meno i barbi, ma leggere mi sono distratto. Ma non ne sono sicuro. Vedrai, vedrai. Ci sarà da amare. Come sempre amare i Zelda, che è cosa buona e giusta. E poi la penetriamo. Un altro piccolino. Ciao. Vengo a salvarti. No, non vengo a salvarti. E lui è bello che mi vede saltare e fa "Wah!". Poi vado giù. Oh. Niente, non possiamo. Dobbiamo tornare in secondo momento. Un'altra di quelle cose che potremmo fare quando avremo i poteri potenti. Wee! Grazie Alessia per avermi ricordato di fare molto bello fare qui. Hanno tutti la stessa faccia di quando io la mattina devo alzarmi per andare alle poste. Simboli incredibili ovunque. Incredibile, questo qui è palesemente un pene, per favore. Quest'altro, per l'amor di Dio, guarda! Ma mi bannano! Che cos'è? Non lo voglio sapere. Questo l'ho rotto. Ragazzi, attenzione! Ho rotto la minchia! Ho scassato il cazzo! Guarda come si lancia. Start. Aia! Dove prendo botte? Sempre con questi stronzi. Guarda come si lanciano su di me. Guarda quei spruzzini schifosi che hanno fatto. Oh, accidentalmente rotto l'inferriato. Aspetta. Ma come siete tornati? Qui è chiuso e la porta è palesemente quella leva lì sotto. Quindi dovremo tornare. Alle 5 dove vai? Vado alle poste. Tempo di preavviso delle 5, forse
se vado alle 5 forse riescono a farmi quello che devono fare senza far tempo in mezzo. Eh? Che strano. Architettura di legno, non l'avevo ancora vista. Sento canticchiare, tutti canticchiano in questo posto. Un terra tenebrosa, piena di pericoli, e tutti canticchiano. Albe! Oh, sotterra mia madre senza sangue nelle vene. Sotterra mio padre con gli occhi chiusi bene. Sotterra le sorelle insieme a 3 a 3. E quando avrai finito, sotterra pure me. Ah, la conosci anche tu? No, me l'hai detta ora. È una delle mie preferite. Possiamo cantare qualcos'altro se vuoi. Inizia tu e io ti seguirò. Scommetto che è una splendida voce. Vai. La bella lava al foscio. Sai? No? Di volte. Allora dimmi, che ci fai qui? Sei venuto per diventare ricco? Devi solo guardarti intorno. Queste miniere sono stracolme di ricchezze. Ce n'è abbastanza per tutti. Prendi un piccone e fa come me. Oh, sotterra il cavaliere con la curia spezzato. Sotterra il prete. C'era una corona. Non ricordo le altre parole. Allora canticchierò a bocca chiusa. Stai effettivamente canticchiando a bocca chiusa. Abbiamo finito i dialoghi. Buon lavoro, Mila. Guardala con la lampada da minatore sulla cappuccina. Voglio rubare il lavoro, continua pure. Quello sarò io domani mattina che ho la sveglia alle 5. Lasciami vagare nella desolazione, povero. Mila e Shiro, Alex. Ho fatto una freddura. Io ho abbastanza soldi per comprarci le puntine. Quando so ascensore figo. No, aspetta. C'era qualcosa di sotto. Ah, è un totem delle anime. Sì, così si chiamano. È diverso da quello di prima, ma la sua funzione è uguale. Il suo costruttore rimane ignoto. Due cuori in un piccone. Stupido. Guarda gli scaffaletti pieni di... Ah, guarda, io ho trovato un po' di geo in castone di nero roccia un po' dappertutto. Voi e le vostre cazzo di ponti fatti con le travette di legno che si vedono. Guarda, le vedo le travi di legno. E cos'è quello schifo? La vedete in basso a destra? C'è una specie di ananas di pus. È rivoltante. Comunque, prima o poi questo posto non è a norma. Io insisto, non è a norma. Vabbè, per adesso non ti sfoga. Forse c'è il modo di dare un attacco. No. Anche qui dovremo tornare la prossima volta. Io naturalmente sapevo che non si sarebbe potuto scendere, ma faccio un po' di tempi televisivi. Mi presi il piccone che do una picconata là sopra. No. Buon lavoro anche a te. Chissà se si farà una casa anche lei a Pulveria. Quando avrà trovato i diamanti veri. Allora, siamo andati di là, quindi adesso andiamo su. Oh signora. È alto il triplo di me e sembra pesare 400 volte tanto. Guarda che bastone, è il bastone di Havel, è il dente di drago di Havel, la roccia, palesemente.
che voglio sto inzettino a picconare. Io lavoro dopo 2 martellate, sono stanco. Ma tu devi canticchiare le canzoni sulla morte e le sepolture. Vedi quelle come ti motivano. Tu la mattina ti alzi, cominci a lavorare, intanto canti sotterra mia nonna, sotterra mio padre, sotterra mia madre. Vedi come la voglia di lavorare ti viene. Comunque, quell'affare lì ha l'aria di menare come 2 fabbri. No, no. Ci vuole già danza, vero? C'ha danza sia! Pada! 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 Questo è l'approccio giusto. Inutile dire che quella è un dedurto, fanno danno. Minchia, ma di che cazzo sei fatto? Sono 3 ore che ti sto colpendo. Oh. Sì, poi mi mandano in psichiatria. È così, non lavori più. Fa tutto parte del piano. Oh, i soldi veri. È un altro inzettino. È stato tu a rinchiuderlo qui? Hai pure messo a fare la guardia? Eh? Guardati. Con quelle gambette piccolissime. Come facevano a sostenere il peso del tuo culo? C'è pure tutti gli aculei di ricambio. Imbecille. Guarda qui. Questi simboli sono come quelli che erano incisi sulla porta. Sul grande portone di roccia. Potevo rimanere fermo e lasciare che la statina ti colpisse. Ho voluto andare in giro e questo è il risultato. Chissà se qui sopra c'è qualcosa. Che edificio enorme. Che edificio enorme, ragazzi. Guarda qui che roba. Sembra ricavato dal corpo di un insetto gigantesco. Ti dico solo che io prima di batterlo ci ho provato almeno 20 volte. Tempio dell'uovo nero. C'è qualcuno? Che cosa ha in testa? Una maschera? Un cappello? Parliamo fra un momento. Ragazzi, non potete non far caso a questo. Guarda le cornine muschiate di nuovo. L'abbiamo visto nella cutscene iniziale. Questo portone con queste 3 maschere, queste 3 facce incise sopra. E dentro questo uovo nero c'era qualcosa. Glirel, qui c'è qualcuno che non sta ancora smadonnato abbastanza sul gioco. Ciao Marta, benvenuta. So che a te questo gioco piace tanto. Speravo che passassi. Siamo ancora alle fasi iniziali. Stiamo gironzolando un po' l'area iniziale. Grazie per il follow, grazie tante. E niente, questo oggetto era nella cutscene, e dentro, se vi ricordate bene la cutscene, c'era una specie di teschio incatenato con gli occhi che brillavano. Lei cosa ne pensa, buon uomo? Nami nobis. Salve, è un piacere incontrare un altro viaggiatore in questi sentieri dimenticati. Sei piccolo, ma hai l'aria di essere forte.
Io sono Quirrell. Eccolo qui. Quirrell, un altro dei miei personaggi più amati. Sì, si chiama come il professor Quirrell di Harry Potter e la pietra filosofale. Purtroppo davvero passo solo per un saluto, ma ho messo il follow e donati, almeno potrò non perdere d'occhio le live. Ah, grazie, grazie, dai. Stavo pensando che magari le farò prima di cena, perché è un orario forse più privo di impegni. Più privo di impegni è una frase che non ha senso. Con meno impegni, e quindi ci sarà magari più gente. Non lo so. Comunque, Quirrell, ho una specie di ossessione per tutti i luoghi inesplorati. Comunque ditelo voi ragazzi, se vi viene più facile seguirmi a quest'ora o alle 7. Fatemelo sapere. Non alle 2 di notte perché dormo. Ho una specie di ossessione per tutti i luoghi inesplorati. Anche tu dovresti parlarvi con Cornifer. Questo antico reame cela molti misteri affascinanti. E uno dei più intriganti è proprio davanti a noi. Un grande uovo di pietra situato nelle rovine di un antico reame. E quest'uovo è caldo? Sembra essere qualcosa di unico nel suo genere. Si schiuderà quest'uovo? Quella creatura che c'era dentro, incatenata, ne uscirà? Si può aprire? Ci sono degli strani simboli sopra. Delle facce di strani, vari tipi di insetti. Alcuni hanno 4 occhi, alcuni 6, alcuni uno solo. Adoro i misteri. Ah, allora Hollow Knight è proprio il gioco che fa per te. E chissà quali altre meraviglie si celano sotto di noi. Per tanto tempo mi sono sentito attratto da questo posto. Ho sentito tante storie meravigliose e allo stesso tempo spaventose. Non potevo più resistere. Dovevo venire a vedere coi miei occhi. E sono arrivato al momento giusto. Questo mondo morto si è rianimato. La terra trema, le creature si agitano, l'aria è pesante. Mi domando quale sia la causa. Sai che effettivamente alla fine di questo gioco la vedrò qui con te, visto che di mio ho paura non lo finirò mai. Ah! Guarda, a me fa solo piacere. Lo scopo di questa live è proprio questo. È un gioco su cui si potrebbe parlare per ore. C'è tantissimo. Ogni cosa ha dei piccoli dettagli. Noi fin d'ora ci siamo incantati a guardare pure la forma dei lampioni. Ogni cosa ha il suo perché. Tra l'altro, da disegnatore, io non avrei resistito alla tentazione di aggiungere piccoli dettaglini in qualunque di questi sprite, e credo che non l'abbiano fatto neanche coloro che hanno realizzato questo gioco, che ricordiamolo sono due persone, una e due. Quel vecchio cuneo non ti basterà per sopravvivere in queste rovine, ma non c'è problema, basta solo guardarsi intorno, in tanti sono venuti qui. La maggior parte è andata incontro a un triste destino. Molti erano meglio equipaggiati di noi due. Sono che sicuro che non gli spiacerebbe se un altro esploratore li liberasse dei loro strumenti. Sarebbe un gesto di gentilezza. Molti non dovrebbero portare tali fardelli. Ecco, tipo di lore, io non sono chip. Ah, la lore è bellissima. La lore è bellissima e non vedo l'ora di parlarne. Per carità, questo tipo di gioco si può anche fare in maniera puramente arcade. Sconfiggo, vado avanti, sconfiggo, vado avanti, sconfiggo, vado avanti. E te lo godi, perché per me è anche bello giocarlo così, come se fosse un videogioco classico in cui ti metti e zaccagni in maniera spensierata. Però c'è anche una storia, e secondo me è molto bella e appassionante, quindi sarebbe un peccato perdersela solo perché non c'è lo sbatti di andare avanti, perché il gioco effettivamente sta diventando molto difficile. E quindi è per questo che sto portando queste live. Sei già stato nella città lì sopra? Un posto piccolo e cupo. E quelle meraviglie sono nascoste al di sotto. Immagino sia per questo che sono tutti scesi qua giù. Chi potrebbe resistere a tali possibilità? Proprio una meraviglia. Sono 60 ore che gioco e ancora mi perdo i pezzi. E anche tu, ci sono io. Ma io che spiego tutto. Non preoccupatevi. Dobbiamo dire una cosa. Che
Tutti dicono che questo posto è pieno di gente pazza e triste. Però fino ad ora abbiamo incontrato solo persone fantastiche. Cornifer che canticchia mentre scribacchia e non vede l'ora di fare mappe di tutto Nido Sacro. Questo Quirrell è affascinato dai misteri archeologici. E Myla, la... o Myla, non so come si pronuncia, la simpatica e balbuziente minatrice venuta in cerca di ricchezze. Quale sarà il motivo per cui noi siamo venuti qui? Ricchezze? Senso di meraviglia? Volontà di esplorare? Anzi, quale sarà il motivo per cui siamo tornati? Perché ricordiamoci che il nostro aculeo è un'arma tipica di Nido Sacro. E ci sono quelle scritte che si rivolgono agli esseri superiori e si illuminano il nostro passaggio. Guardate dove siamo arrivati. Abbiamo fatto tutto il giro. Siamo girati intorno ad Anello per la mappa. E quel l'edificio in alto al centro che si vede è l'uovo nero che abbiamo appena visitato, dove c'era Quirrell. Aletta, madonna, io dovrei vedere a quante ore di gioco ero arrivata, non ricordo. Diciamo che qualche indizio forse l'avevo colto da alcuni dialoghi, ma non ero certezza. Non so se poi dipende appunto anche dal fatto che non l'ho finito. Dipende, molte cose te ne accorgi col senno di poi. Ed è per questo che adesso io sono un tutto un... fate caso a questo, fate caso a quello. Però... vabbè, è troppo presto anche per fare spoiler. Voglio fare una cosa che sia... friendly anche per chi non ha mai giocato, che ci sono in chat e vuole sapere tutto in maniera blind, e quindi non voglio anticipare cosa succede alla fine. Però secondo me già solo a due terzi, con calma, esatto, hashtag con calma, arriviamo tutto. Il gioco è bello lungo. Sediamoci alla panchina. Stavolta abbiamo 200 geo. E la mappa è stata aggiornata. I VOD rimarranno, vero? Perché io scappo, ma voglio sapere. I VOD rimangono, inoltre io sto registrando la live e le ricaricherò su YouTube. Sperando di non andare nei casini con il copyright del gioco. Però tranquilla, rimarrà tutto. L'unico problema è che almeno in questa live... sto parlando così tanto che il personaggio si è addormentato. In questa live c'è un pelino di lag ogni tanto. Devo indagare sulle cause e risolvere, perché voglio portare qualcosa di fatto bene dopo tutta la fatica per preparare il canale. Quindi vabbè, Pier Professional Twitcher, come no, qualcosa di nuovo da dire? Sei già stato al tempio? Eh sì, ora ho sentito dire che è uno strano edificio, anche se io non ho mai osato andarci. Più coraggiosi tra di noi ci andavano per pregare una volta, dicevano di sentirsi in pace tra quelle mura. Dopo un po' hanno smesso di andarci. Mi chiedo cosa sia cambiato. A prestissimo, ciao Marta, grazie per essere passata. Ha già finito di dire. Quindi lui ha anche la bocca. Cioè, non solo noi non parliamo, non abbiamo neanche una bocca, lui sì. Magari sono una scelta di design, dopotutto anche i Zelda non ce l'ha. Però parla con... Papanara. Cosa compriamo? Vorrei risparmiare e prendermi la bussola ostinata, che è un incavo inizialmente di enorme valore. Anzi, visto che mancano solo 4 geo, vediamo un attimo a zaccagnare due volte, un paio di volte. E poi veniamo a comprarla. Giustamente mi servono 4, quanti ne droppa? 3. Che cazzo. Ammazzo anche 3. Anzi, sono stupido. Ho appena liberato un bermetto. La bussola è fondamentale, esatto. Appena liberato un vermetto, andiamoci a prendere la sudata ricompensa. Oh,
20 geo. Ma sono in più di quelli che mi hai dato prima. Cos'è, un figlio per te vale 10 e un altro vale 20? Stai facendo favoritismi? Padre degenere! Si vergogni! È un infame! Guarda come sono carini. Ogni ricompensa ci darà più geo, ma state tranquilli che ce ne serviranno fino all'ultimo. C'è molto da comprare, Nido Sacro. Sarà abbandonato e occupato soltanto da avventurieri, ma vi assicuro che l'economia gira e come. Papino, dacci i soldi, esatto, sugar daddy. Vai con le tue gambette pazze. Iselda! Iselda, sono ricco! Papa Nara. No, non lamentarti, gli affari vanno un gonfievele. Oh, sono di nuovo pure. Cosa altro da dire? Opum Sanjo. No. Caccia stimone, comunque non ho la coroncina, molto sete. Quale coroncina? Ah! Aspetta, quale coroncina? Ah, per quella del Prime, perché Twitch sa se tu sei iscritto con Amazon Prime, non per forza subato, ma se hai, sei abbonato ad Amazon Prime, Twitch lo sa, perché Twitch è di proprietà di Amazon. Equipaggiamo la bussola. Sussurra chi la usa la sua posizione sulla mappa. Salto interessante, la bussola sussurra, ci dice: ah, scemo, stai qua. Vedete? Ora sì che si ragiona. Oh, guardate, abbiamo esplorato in lungo e largo. Siamo scesi. Abbiamo guardato fin dove potevamo, con i sentieri a sinistra che vanno probabilmente in altre zone. Siamo saliti da quel simpatico tunnel sotto e poi siamo saliti di nuovo da su e abbiamo visto il tempio dell'uomo nero. Io direi di scendere giù completamente e finire col boss. Ho detto in una maniera talmente drammatica che sembra che il boss sia Satana. Dipende se ci hai giocato o no. Ops. Hai visto che perizia. Sono sceso dritto filato senza cadere neanche su una piattaforma. Ho sentito un rumore come disco. Per me era Satana. Per te era Satana. Ma adesso sei diventata anche tu una giocatrice professionista che fa i boss first try. Ciocole, che rectis. Intanto, vienimi a dire che non è vero. Ah, ragazzi, adesso con la mappa aggiornata e la bussola ostinata, veramente siamo in grado veramente di esplorare con giadanza totale. Mila, vieni qua. Piccona questi, che ci sono soldi a volontà. Oh, c'è un cartello. Ora l'ho guardato. Questo è il modo del gioco per dirti che ci sono le pareti false, le pareti illusorie. Tu dai la zaccagnata all'aculeo, però vedi che la parete davanti a te... no, non c'è niente di slick, vedo. La parete davanti a te cede pure. Ci sono molte pareti illusorie in questo gioco e molti segreti da svelare. Oddio, un'imboscata. I cancelli sono chiusi. Si apriranno finché non avrò sconfitto questo boss. Ce ne sono più di uno. Gauntlet.
patto. Sì, ogni tanto il gioco ti tirerà queste piccole bastardate. Non ti permetterà di allontanarti finché non avrai superato Muratore Simulator. Vedete dove siamo andati poco fa? È vero che lei aveva, in Zelda vendeva le puntine della sorgente calda che avevano la forma di quei corsi, e aveva detto chissà se corri fermi ci porta. Questa sorgente benefica cura tutta la vita e ti ridà tutte le anime. E c'è anche una pratica panchina. Ah, che comodità. Che comodità. Questo bagno ristoratore, non c'è niente di meglio che rimettersi di nuovo a esplorare. Comunque la cosa è che l'acqua esce dalle loro bocche mi turba un pochino. Non so come la pensate voi, ma a me turba un pochino. Grazie a Dio il gauntlet si fa una volta sola. Da qui dove si va? Si va in luoghi sconosciuti, non mappati. Sono un bambino semplice, vedo l'acqua e faccio gli scherzi, esatto. È stato un casco. Tutti questi soldi possiamo anche andare a comprarci qualcos'altro, ma prima meglio tornare. Cioè prima meglio andare avanti qua. Niente, non si può. Torneremo. Guarda che volevo darmi le spallate. Bravo. Adesso come li prendo io quei geo? Finito in mezzo di apure. Che stupido. Dammeli! Sapevo che era questo. Come sta andando? Vi state divertendo? Vi state annoiando? So che adesso sono aree non molto ricche di lore o di chissà quali vedute spettacolari, ma andiamo avanti, andiamo avanti. Concentrato a dare gli insetti, giusto. Ma il nostro personaggio è così carino con le sue cornine muschiate. Che pericolo. Comunque si muore. Ce la faccio a saltare? Ariop! Sì, ce la fate. Ariop! Allora sei stronzo. Guardate, per uomo rimane saldo e impassibile di fronte al pericolo. Oh, vorresti mangiarmi, eh? Peccato, arrivi solo fino a qui. Oh, che paura, sono terrorizzato. Abbiamo i soldi. Questo però non me lo meritavo.
Ti uccidi in tetto e dopo torni in questo piano in giro, c'è di nuovo. È come la vita vera. Esatto. Non sei mai troppo vicino da un... non sei mai a meno di un metro di distanza da un insetto. E vale sia per il tuo sacro. A me soldi. Allora, vediamo dove si va di qui. Un'altra roccia a forma di cazzo. Un'altra roccia a forma di cazzo. Un'altra roccia a forma di cazzo. Chissà dove stiamo andando. Cartello che indica una grande città. C'è una vetrata, vedete? Qui dietro lo sfondo c'è una vetrata. Sparacaccola volanti. Sì, sono una vera merda. Una vera merda. Aiuto. Pronta? Vorrei prendere l'ascensore. Niente, non si apre. Dovremo tornare. Ma prima di andare, voglio farvi notare la bellezza suprema di questo ascensore. Guardate con tutte le decorazioni di ferro battuto, Liberty a tema insetti. Sulla... sui porti, sulle le porte dell'ascensore, sul ponticello qui sotto. Chissà dove cazzo va a finire questo ascensore. È veramente bello. Stiamo assistendo a un po' di bellezza. Perché in realtà da quando siamo venuti in questi tunnel abbiamo solo incontrato tunnel fatti in maniera molto rozza, cupi, scuri, che ti calano subito nel mood del gioco, no? Sei un insetto che vaga in tunnel scavati da insetti, combattendo con altri insetti. Ogni tanto ci sono questi pilastri, questi cartelli a farti ricordare che sei in un mondo di insetti intelligenti che hanno costruito un grande regno, ma è comunque bastardo. Tu e i tuoi saltini pazzi. È comunque un posto fatto da insetti. Sempre scuro, cupo, buio, come la vita reale. E qui? Capito dove siamo. Guarda che roba. Sembra una specie di edificio, magari di sala, perché vedo delle sedie dietro a delle scrivanie di pietra e nel mezzo c'è un grande emblema con quattro corna. Guardate, si vede anche la carta da parati. Ci fate caso? C'è la carta da parati con i simboli dei carapaci. Ho appena finito di dire che questi sono tutti tunnel bui e rozzi, ma questo è un posto molto carino. Un ascensore così, sai quanto pagano le spese condominiali? Nah, mi tengo il mio che ha largo 25 per 30 e sei in piedi per miracolo. Il tuo ascensore arriva direttamente dal set di un film horror. Gli ascensori non sono una cosa che viene aggiornata di frequente in un palazzo, da quello che mi sono reso conto. Quello che mi sono reso conto non è italiano, da come ho potuto rendermi conto. Comunque, bella sta saletta, peccato che ci ha fatto il nido quello a fare schifoso. Noi sicuramente dovremo ucciderlo per progredire. Perché non ci sono altre vie. Molto probabile. Cicalina madre! È la madre di quegli stronzi che c'erano sul pozzo. Nel pozzo. Calma, anche meno. Guarda che rompe.
Ecco perché i pavimenti di questo posto fanno schifo. Piano. Perché c'è gente come te che li sbattaccia così, certo che i pavimenti si rompono. Ecco, batta. Una nube di schifosissima melma arancione. Che succede? Oh no. Oh no. Oh no. È schifo. Ho ucciso una donna incinta. No, no, mi dissocio. È nel gioco, è il gioco che è così. È nel senso, sono via. L'altra parte si chiama cicalina madre. E tutti perdono questa melma arancione. Ci dissociamo. Grazie Alessi, sì, dissociamoci. Sento ridere. Ma a parte sta tenda da cartomante con la tenda fatta di perline e i cartelli tutti intorno, c'è una panchina, la voglio, ma ovviamente non posso andare. Tornerò, signora che ride. Non è la prima vera che vedo una scelta del genere. Questi nascono e sanno già che devono venire a romperti i coglioni. Sì, si chiama istinto. Ah, ma questo è un altro villaggio. Guarda quante case. E per questo c'era l'edificio là sopra. Avevano pure l'aula consigliare dove fanno il consiglio comunale. E qui si può entrare. Oh, Gesù. Oro imbranato impugni l'aculeo come fosse una mazza. Abbiamo le gambette troppo corte per saltare. Esatto. Esmi ancora più a fondo. Cosa? E tu chi sei? Capisco, il vecchio villaggio. Che strano sogno mi ha portato fin qui. Se tu non mi avessi trovato, non credo che mi sarei risvegliato. Io sono Sly. Sly in inglese significa scaltro. Di norma conduco una vita monotona a polveria. L'aria di queste rovine non mi fa bene, quindi farei meglio tornare a casa. Se torni di sopra, vieni a trovarmi. Probabilmente sono il volto più amichevole rimasto lì. Non dopo i salti. E potrò anche ringraziarti come si deve per la tua buona azione. Dunque stai esplorando? Che coraggio! Molti impavi di viandanti sono stati inghiottiti da queste antiche caverne. Tu però hai il tuo culo. Già solo guardandoti mi è chiaro che sai bene come maneggiarlo. Oh, beh, grazie. Ha finito i dialoghi. Interessante, no? Abbiamo incontrato un NPC, un altro abitante di Pulveria, che abbandonata, ma già c'è un popolo. Geronzias, Iselda, Cornifer e ora anche questo Sly. Quanta gente. Avete fatto caso? Gerontius ci aveva detto che gli abitanti che scendono qui diventano folli. Lui ha detto che è stato catturato da una specie di strano sogno. E l'abbiamo trovato che delirava. Stava per cadere anche lui priva di questa follia. Stava per cadere preda di questa follia e tra l'altro aveva questa merda arancione che gli alitava addosso, che gli svolazzava per la testa. Interessante. Sì, molto interessante. Dobbiamo capire cos'è successo esattamente qui e che cos'hanno queste persone. Che perché sia Gerontias e poi Quirrell ci dicono che non è sempre stato così. Anche dopo la caduta del regno, gli esploratori vagavano sempre liberamente. Però adesso hanno cominciato a impazzire. Cos'è che li fa impazzire? Domande per dopo. Linguaggio tecnico, la merda arancione, esatto. Ma come vogliamo chiamarla? La forza della follia? L'aria malsana? Parlavano di un'aria malsana. Possiamo chiamarla così. Tutte case abbandonate.
torniamo indietro, perché da questo lato abbiamo già visto tutto quello che c'è da vedere. E andiamo in su. Un altro schifoso che partorisce. Tutti che partoriscono. Guarda quanti. Non esistono contraccettivi in questo reame. Progredito, progredito. Perché sono zitti? Fare 800 figli è normale. Allora, qui da dove siamo venuti? Dove si va qui? Vedo un po' di... un minimo di architettura. Panchina. Panchina. Sontuosa visione. Guardate quanta strada. Ah, c'è un passaggio che non abbiamo visto sopra il villaggio. Il villaggio dove abbiamo appena liberato Sly. E poi c'è quella strana ascensore che scende. E qui... una macchinetta con il simbolo di un coleottero. Inserire Geo. Sì. Ok. Salve. Salve piccoletto, è passata un'eternità dall'ultima volta che ho sentito suonare quella campanella. Hai risuonato a lungo lungo i tunnel. E mi hai chiamato qui, l'ultimo coleottero, o per chiamarlo col suo vero nome, come dice Alessia giustamente, il Peter Cotter. Con gli anni sono diventato vecchio e stanco e ho dimenticato molte cose, ma il suono di quella campanella riesce sempre a farmi tornare. Questi tunnel si estendono nelle profondità di Nido Sacro. Se vuoi percorrerli, chiamami, devi alla piattaforma. Ti porterò dove vorrai. Nessuno. Il viaggio rapido. Abbiamo sbloccato il raggio rapido. In forma di metropolitana. Solcata da questi coleotteri. Con le sedioline montate sul dorso. Che vanno su e giù. Guardate, c'è davvero la a forma di stazione della metropolitana. Questo posto credo che siamo vicini alla superficie. Qui c'è una città, dovresti approfittarne per riposarti. Tempo qui c'era sempre un gran viavai di gente, ora sembra tutto molto più silenzioso. Eh sì, immagino. Guarda la bacheca con tutti gli orari. Con le 8 ore è rimasto e noi lo facciamo diventare una navetta. Esatto. Ah, ma certo, è la stazione che diceva Gerontias. Esatto. Hai visto? Oh, il nostro mercante è tornato. È appena arrivato. Speravo di sentirgli raccontare che storie grandiose dei tempi trascorsi laggiù, ma sembra che non ricordi quasi nulla. Forse quello che ha visto è stato troppo per lui. Se ti interessano i suoi articoli, fa attenzione. È spietato negli affari. Non ha concorrenti, e questo è il problema. C'è il libero mercato. Giustamente. Anche lui se ne lamenti. Non avrei mai immaginato esistere un simile evento. La stazione dei coleotteri è aperta. Persino ai miei tempi quell'edificio era chiuso e silenzioso. Ah, ma questa allora c'è stata tanto tempo fa. Sono decine di anni che gli avventurieri continuano a vagare per Nido Sacro. Ho sentito delle storie su quei tunnel gloriosi. Attraversavano tutto il reame. Non che abbia intenzione di usarli. Ma abbastanza soddisfatto da lui. Vai, pensionato triste! Sì, abbiamo aperto la stazione con le otteri. Zelda è ancora qui. E il caro Sly ha aperto il suo negozio.
mercante, scaltro mercante. Anche lui col suo registratore di cassa fatto come di carapaci vende aculei, maschere e un sacco di oggetti. Chi vuole? Ma... Ah, salve, ero sicuro che ci saremmo incontrati di nuovo. Come ti sembra questo piccolo bazar? Sono sistemato per bene qui, vendendo antichi gigilli ai viaggiatori come te. Se vuoi avventurarti di sotto, ho svariati oggetti che possono aumentare le tue probabilità di sopravvivenza. Mentre leggiamo, devo fare una cosa molto da streamer professionale, chiedere alla moderatrice se può portarmi un po' d'acqua. Patmos Geo? Patmos Geo. Geo ovviamente sono le monete, il Geo. E lui dice Patmos Geo, che vuol dire dammi tutti i tuoi cazzo di Geo. Anche lui c'ha il suo ritratto personalizzato in cima al menu. E cosa vende? Cosa vende? Frammento di maschera. Questo vecchio gingillo è solo il frammento di un oggetto più grande. Forse può comunque essere utile. Frammento di ricettacolo. Il frammento di un ricettacolo delle anime. Attenzione. Ecco che arriva la mia mod con l'acqua. Che professional. Che freschezza. Acqua gassata. Acqua gassata a Garganella. Mi danno una brutta attenzione, ma sono anche rari, perciò dovrò farti un prezzo alto. Quali golobi dall'aspetto spettrale? Vuol dire quello che abbiamo nel menù? Ma noi ce lo portiamo in giro? Fisicamente? Interessante questa cosa. Chiave semplice. Semplicemente una semplice chiave, adatta a un certo numero di serrature. Utile se ti piace ficcare il naso in posti in cui non dovresti stare, grazie. Sciame del raccolto, un amuleto. Lasci indietro molti geo mentre scorrazzi nelle caverne? Questo amuleto trae ogni spicciolo verso di te. Questo è un signor amuleto. Comunque sì, fa dei prezzi da criminali. Questa costa 1800 geo. Cazzo, devo far mutuo. Carapace saldo, la vita a nido sacro può essere dura. Sempre a farsi colpire e malmenare. Questo amuleto ti darà più tempo per aumentarti dopo aver subito danni. Per riprenderti dopo aver subito danni. Utile se hai bisogno di fuggire da una brutta situazione. Aumenta gli invincibility frames. Lanterna di Numide. Cosa è più importante? Avere una luce che ti guidi in un'oscurità o un compagno che risi al tuo fianco? Perché non entrambi? Porta con te questa piccola creatura luminosa. Illuminerà il tuo cammino nelle tenebre. Cioè, tu hai preso un barattolo di vetro, ci ha infilato dentro una lucciola e me lo vendi a 1800 cazzo di geo? Cioè sei un criminale di merda. Uovo rancido. Uovo rancido. L'ho trovato sotto il bancone. Qualche creatura deve averlo deposto qui mentre ero bloccato nelle rovine. Puoi acquistarlo se vuoi. Il suo odore pungente non mi mancherà di certo. Cioè pure la merda che trovi in negozio vendi. Pure la spazzatura la vendi. Tutto molto interessante. Questi frammenti di maschere di ricettacolo sono interessanti. Questa chiave semplice, chissà cosa apre. E questo qui è un signor amuleto. Ma torneremo. Chi vuole? Ma... Vedo che hanno aperto un negozio di cartografia proprio qui accanto. Immagino che un po' di sana concorrenza non faccia male. Forse dovrei mettermi anch'io a vendere mappe. O sarebbe un po' aggressivo da parte mia. Tutto è lecito quando si parla di geo. Insetti che vendono insetti. Tutto così wow, hai visto? Insetti che vendono insetti e mangiano uova di insetti. Che è un po' schifoso, ci penso. Quindi non pensarci più. Come va, Isalda? Papa nada. Quindi qualcosa in più? Puntine del tunnel dei coleotteri. Queste puntine indicheranno le stazioni di coleotteri che hai già visitato. Devono essere luoghi molto animati quando i coleotteri li percorrevano ancora. Puntina della sorgente calda, l'avevo già vista. Puntina della panchina. Dovremmo comprare tutto. C'è così tanto da comprare. Allora, andiamo per ordine. Compriamo le puntine, i segnalini per segnalarci tutti i posti dove dobbiamo andare. E in cui non possiamo ancora andare perché non abbiamo i poteri. E poi una puntina della panchina.
Esatto, non appena l'abbiamo comprata l'abbiamo piazzata automaticamente sulla mappa. Papanada. Papanada anche te. Adesso, come vedete, la panchina è indicata sulla mappa. Mentre invece le puntine, i segnalini da usare per indicare qualcosa in particolare li dovremo piazzare manualmente. Andiamo ai sentieri dimenticati. Adesso vai a spaccare i culi. Adesso rimane il boss da fare. E poi ci salutiamo perché sono le 11:30. E abbiamo fatto un bel po'. Cosa ne pensi di questo posto? È passato tanto tempo, ma ricordo ancora queste strade brulicanti di vita. Queste sono le prime strade su cui ho trasportato dei passeggeri da giovane. Ai miei tempi. Quei viaggiatori non ci sono più da molto tempo, ma io sono ancora qui. Sembra che siamo rimasti solo tu e io, oltre alle furtive creature che si girano intorno a noi. Voilà. Paziente di percorrere il tunnel dei coleotteri? Sali su questa piattaforma, dammi il segnale e ci metteremo subito in marcia. Voilà. Ok, finito. Voilà. Basta. Vediamo cos'altro ci riserva la mappa. Ah, naturalmente i nemici sono tutti respawnati, che vuol dire che fare. Ah, vediamo dove si va con quel posto in alto. Ho rotto il cartello dei coleotteri. Anche questo. Aia, corrotto. Aia! Strunz. Venite da Sly per comprare la merda. Volete la merda? Sly ve la vende. La trovate gratis da altri posti? Non vedo perché io dovrei darvela gratis pure. Sly vende a Propane e Propane Accessories. Allora, dove si va? Dove si va? Ah sì, vedi? Non ci eravamo passati da qui. Dove siamo? Dove siamo? Un'altra partoriente. Beh, questa è certamente una vista che non ti aspetti da trovare in un tunnel di insetti. Una porta con una fessura. È un tram. Un tram con tanto di biglietteria. Sembra abbandonato anche questo. E questo è il portone che si apre. Stavolta altro che roccia sgretolata. È bello... Senti come tintinna il metallo. Cielo. Tutta lì. Chissà se c'è modo di rimettere in funzione questo tram. Cioè, ovviamente c'è modo di rimettere in funzione questo tram, ma... Chissà quando se ne parlerà. Salendo ancora un po'. Oddio, un'altra. Come sotto. Addio, piccoli neonati. No, mi dissocio. Mi dissocio dall'infanticidio. Però potresti anche evitare di rompermi i coglioni appena il tempo di nascere. Just saying. Patmas Gio. I Gio vanno acquistati e poi spesi comprando le stronzate. Andiamo prima a destra. Cazzo.
Cazzo. Non si può. No, si può. Ero sicuro di non potercela fare. Questo saltino. Serve un saltino. Piccolo. Piccolo. Se avete qui c'è il cartello che indica. Di là c'è il tram. Grazie. E questo? Armato di scudo e spada. E la sa pure usare. Guarda come mena. Nemici di un certo spessore. Mi spiace, ma io ho giocato Dark Souls e non si può fregare così. Qui è Chad, ha lo spadino, hai visto? Lo spadino. Ho sentito un bambino che piange. Bello. Ti salvo io, Gustavo! Abbiamo salvato un altro piccolino. Sì, sì. Apriamo le porte. Le porte di Durin, signore di Moria. Ottimo. Naturalmente sono respawnati di nuovo tutti. Giustamente Luca insegna. Aiuto. Si vede un cazzo. Non so che cosa. Non so che cosa succeda qui. Però non si vede un cazzo e lasciamo perdere. Io scapperei, infatti è meglio scappare. Un giorno avremo la lanterna e se ne potrà riparlare. Ci vorranno 1800 geo, quindi io non ho idea quale cazzo di muto dovremo fare. Però troveremo la luce in fondo al tunnel. Intanto ci rimane solo un posto da dare adesso. Dal boss, attenzione. Dal boss. Oh, il boss. Non è lui il boss. Guardate fin dove dobbiamo arrivare per il boss. C'è soltanto un antipastino. Sentite la musica di tensione. Adios, imbecille. 45 geo, buttali via. Imbecille basico. Nemico, nemico, nemico. Avanziamo. Oh, ecco una grande sala, perfetta come arena di un boss. Eccola, c'è anche... Boss, sono arrivato, sono a casa, tesoro. Tusk.
Ah, è lui il boss, a posto. Adesso lo sconfiggo. Ho vinto! Sono pro? Oh. Sentite la musica di tensione. Guardate le finestre a forma di anche loro di carapace. Siamo pronti? Siamo caldi? Falso cavaliere! Guardate com'è grosso, massiccio, giantissimo! Con quell'enorme bestia! Aia! Sentite la musica! È un po' un riarrangiamento del tema iniziale, della title screen. Fatto con questi arpeggi, queste sezioni ritmiche molto affrettate di tensione, si confà alla musica di una boss fight. Oh, l'abbiamo stordito. Questa è la tua testa, davvero? Coglione, imbecille, deficiente, stupido, babbeo, villano, marrano, beota. Occio. Un altro che prende a legnata i pavimenti. Si rovinano sti cazzo i pavimenti. Si devastano. Voi prendete a pizza i pavimenti. Poi il reame va in rovina. Sei contento? Deficiente? Stupido? Rovina pavimenti? Coglione? Scarso? Babbeo? Incapace? Ehi! Sono curato. Smetti di rovinare il pavimento! Ehi! Salti. Salti, no. Aia! Mi ha preso la merda. Doppio. Coglione. Vabbè, capace. Cretino. Scarso. Stupido. Occhio. Eccola. Testa di cazzo. Sono 3 ore che vi dico di smetterla di prendere ammazzate i pavimenti. E questo è il risultato! Forse sono io l'unico che si preoccupa. Mi sembra che l'unico che fa uno sforzo per evitare che ti meni sia io, la stessa persona che prima o poi ti menerà. Andiamo a vedere come sta. Eccolo. Sei contento? Pensi di aver fatto un buon lavoro? Imbecille, cretino, stupido, infame, ignorante, babbeo, inetto, marrano. Oh, ce l'abbiamo fatta. Bella armatura. Bella anche il bastone. Il bastone se ne va! Bastone? Pronto? Non ti pagano abbastanza? Dai, vai! Finalmente libero! Sì, esatto. Anche la sua arma era un insetto. E tu? Una larvetta così? Alta 1 metro e un cazzo? Che te ne stavi infilato in questa possente armatura che palesemente hai rubato chissà dove? Stavi lì a darti aria da grande cavaliere. Ma tu sei soltanto un falso cavaliere. Cosa abbiamo ottenuto? Ah, a parte che abbiamo la mappa e piuma.
libertà. Esatto. Mappa di Nusacro. Mentre tu passi la panchina, puoi usare la piuma per aggiornare la mappa con le nuove aree che hai scoperto. E poi stemma cittadino, una lastra di pietra che riporta lo stemma della capitale di Nusacro. Sul retro c'è un rilievo che potrebbe entrare in una fessura. E tu pensi, potrebbe entrare nella fessura di quel tram? Ma ve lo dico subito, no, non entra lì. Non si apre così il tram. E poi riporta lo stemma della capitale di Nusacro. Quindi magari dovremmo andarlo a riportare alla capitale? Se troviamo, riusciamo a trovare un sentiero, naturalmente, perché qui... qui latitano i sentieri. Abbiamo percorso ad anello due volte questa mappa. Comunque, il nemico l'abbiamo sconfitto e vediamo quali succosi premi ci aspettano. Salti! Salti! Una marea! Una sinfonia di soldi! Non si può andare più in alto di così. No. Oh, pronto? Che impressione. Tia Dalma? Lo sciamano voodoo? Meglio non entrare subito. Io vi devo abbandonare, altrimenti domani non so più. Buonanotte, ma adesso noi stacchiamo. Abbiamo sconfitto il boss, quindi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Abbiamo aperto uno shortcut che ci porta da Cornifer. Abbiamo fatto tutto il giro. E ha lasciato un bigliettino. Grazie, grazie Luca per essere stato qui con noi. Veramente. Spero che ti sia divertito e di rivederti anche alle prossime live. Ciao, buonanotte, caro. Spiacente di non averti rivisto. Se ti senti sperduto, perché non vieni nel nostro negozio a Polveria per comprare una mappa di quest'area? Ora è disponibile a un prezzo speciale. Cornifer. Ma l'abbiamo già comprata la mappa. E l'abbiamo anche ben riempita. Da qui ci viene comodo arrivare alla panchina. Quindi scendiamo con la panchina di giù. Ci sediamo. Assolutamente sì, alla prossima. Grazie, sono contento. E poi... buonas noches. Pancaina, mia pancaina. Mi fogillami di anime. Sediamoci. Oh. Adesso abbiamo esplorato tutta la mappa dei sentieri dimenticati. Tranne qualche piccola area per cui non abbiamo ancora trovato il potere giusto. E guarda qui. Una mappa, veramente un crocevia. Polvere in alto e poi a destra, a sinistra, in basso, sentieri ovunque che portano in chissà quante percorsi del regno. Chissà dove riusciremo, dove andremo la prossima volta. Quale di queste vie potremo fare? Meritato riposo il guerriero, assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene. Sono le 23:45, noi abbiamo fatto bel po' di live, quindi direi che adesso mi cominciare a salutarci. E vai con la schermata principale, ci mette anche a caricarsi perché il computer è davvero fatto sforzo, è anche il motivo dei laghini. Allora, carissimi fanciulli, cosa ne è parso di questa prima serata con Hollow Knight?
Io spero di avervi fatto... di avervi trasmesso quanto mi piace questo gioco, quanto mi diverte, quanto tempo ho speso a conoscerlo e quanto ancora c'è da scoprire. Sono contento che siete accorsi numerosi, non, molti non hanno interagito, ma ho visto che è passata un po' di gente, poi anche grazie a quelli che hanno potuto passare solo per un po', come Marta o Giulio. È stato bello vedere anche voi. E niente, un gioco veramente stupendo, assolutamente sì, è un gioco veramente meraviglioso. Abbiamo veramente scalfito la punta dell'iceberg a livello di bellezza estetica, di musiche, di personaggi. Già sono arrivati alcuni dei miei preferiti come Cornifer e Quirrell, ma abbiamo appena iniziato a conoscerli e dobbiamo ancora imparare tutto su noi stessi, il nostro personaggio, che non sappiamo ancora chi è, perché è venuto qui, perché è muto, qual è il suo scopo. Vedrete che le prossime live saranno ancora meglio, spero, anche tecnicamente parlando. Io mi scuso ancora per i lag che ci sono stati durante il gioco. Mi sembra di capire che dopo un po' si sono un po' dissipati, non so durante il combattimento con il boss, con il falso cavaliere, com'è andata, ma io guardavo con la coda nell'occhio. Non hanno dato problemi, sono contento. Casomai comunque vediamo se c'è modo di snellire ancora di più il gioco, perché in realtà se non ho intenzione di mettermi a parlare in chat di questioni tecniche. Dunque, abbiamo fatto 2 ore e mezza, veramente una liveona. Ci sentiamo per le prossime live, che saranno ovviamente la prossima settimana. Adesso il weekend ce lo prendiamo libero e deciderò in quali giorni fare Hollow Knight e anche gli altri giochi e gli altre attività del canale, intendo dire. Per adesso come gioco avremo solo Hollow Knight. E decideremo anche l'orario a cui farli, perché vediamo se è più comodo per il pubblico e anche per noi, per me ed Alessia, farli prima di cena oppure dopo cena. Magari prima di cena saremo costretti a fare delle live un pochino più brevi, ma saranno comunque sicuramente molto godute. Detto questo, io do la buonanotte, grazie ancora a chi è rimasto, a chi è passato, anche senza scrivere, anche se è solo goduto un attimo di spettacolo. Buonanotte a tutti, grazie ancora. Ciao!